ricovero è un sacrificio per far capire a tutta quella gente che c'è in Parlamento che devono andare a casa. Noi qua abbiamo la gente che muore di fame e i ricchi che non hanno mai avuto aliquote che sono in proporzione alla ricchezza. Noi questo chiediamo, equità. La legge di stabilità appena varata dal governo per loro è stato solo un motivo in più per esserci, perché USP, COBAS e gli altri sindacati di base questa manifestazione, questo sciopero nazionale li avevano indetti da mesi per dire basta alle politiche di austerità dettate dal Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE. Così precari, disoccupati, lavoratori privati e pubblici si ritrovano a Roma, da tutta Italia e da Piazza della Repubblica attraversano il centro. Accanto a loro i migranti che portano cartelli come questo: invece di darci la cittadinanza da morti, dateci la residenza da vivi. E poi gli attivisti dei movimenti per il diritto alla casa. Sono loro ad aver organizzato la manifestazione di domani, a cui hanno aderito anche altre realtà come i Notav e i siciliani del Nomuos. Dietro lo striscione assedio e sollevazione popolare partiranno da Piazza San Giovanni, dove il corteo dei sindacati di base si è concluso. Molti qui passeranno la notte, una campata, l'allerta delle forze dell'ordine massima. La questura fa sapere che è stato sequestrato un furgone con biglie, manganelli e spranghe, che 5 francesi sono stati fermati. 2 nel loro paese avevano anche precedenti per terrorismo. Lo spettro è quello del 15 ottobre 2011, quando la capitale è stata teatro di scontri e violenze. Credo che si sta dando troppa attenzione alla questione dell'ordine pubblico e troppo poco alla questione dei contenuti. Blocco degli sfratti, blocco dei grandi eventi, le grandi opere e il reddito di cittadinanza per tutti. Rosa Pratikoska di G24.